Oggi la scuola l'abbiamo fatta così. Abbiamo impastato la farina di grano con Lucia. Mattia ha portato il forno rimorchio e abbiamo acceso il fuoco per cuocere pizza e focaccia. All'ora della merenda abbiamo chiamato tutti e insieme abbiamo gustato una merenda speciale. Ripensavo però alla storia di questa merenda. Quasi un anno prima, a novembre, avevamo seminato un campo con alcune varietà di grano antico. Volevamo capire molte cose. Volevamo imparare anzitutto a rispettare la terra, osservare attentamente il creato, i suoi ritmi, capire l'opera dell'uomo, capire il chicco di grano, il suo sacrificio fino alla spiga, al pane. Quel giorno c'erano anche gli aroni bianchi che cercavano gli insetti dove noi avevamo arato. Poi siamo andati in classe a disegnare il grano che pian piano dal seme diventa una pianta. Col passare del tempo il nostro campo ha cambiato colore, il grano era germogliato e cresceva. Non abbiamo pensato al nostro grano per un bel po' di tempo, abbiamo continuato a fare tante altre cose. Una volta d'inverno ha nevicato, noi ci siamo divertiti a scivolare sulla neve. La neve non fa male alle piantine di grano, anzi le protegge dal freddo. A febbraio il grano non era alto. Un giorno ha grandinato, ma il nostro grano ha resistito bene. A fine marzo i ragazzi più grandi hanno controllato la crescita e dissodato il campo. Ad aprile il grano era molto cresciuto e potevamo distinguere le varietà che avevamo seminato. A fine aprile il nostro grano aveva già le spighe. Ci siamo messi a correre nel campo. A volte il grano era più alto di noi e allora ci nascondevamo. A maggio ha piovuto più volte e noi studiavamo, continuavamo la nostra vita normalmente. Ma quell'acqua ha fatto bene al nostro grano. A maggio è venuto a trovarci anche Papa Francesco. Chissà, forse anche lui dall'elicottero ha visto il nostro piccolo campo di grano. Quando siamo tornati nel campo era giugno. Le spighe erano già tutte gialle, ma c'era anche tanta erba. Infatti, noi non usiamo il diserbante e quindi, quando il grano cresce, viene su anche l'erba. Poi, con i falcetti, abbiamo tagliato il grano e le ragazze ritoglievano le erbacce. E poi lo mettevano nei cestoni. Alla fine, abbiamo caricato i cestoni sul camioncino e abbiamo portato il grano al coperto per farlo asciugare. Per sgranare le spighe, abbiamo dovuto aspettare che si asciugassero bene. Poi abbiamo preso delle brande con la rete fine e strofinandogli le spighe sopra abbiamo ricavato il seme. Con un piccolo mulino con due macine di pietra abbiamo ricavato la farina che abbiamo setacciato per togliere la crusca. In totale abbiamo prodotto circa 20 kg di farina. Per fare la farina dal grano ci vuole quasi un anno di tempo e anche tanto lavoro. Le varietà di grano antico hanno prodotto bene anche senza concimazioni. La farina ottenuta non si conserva a lungo, ma è più ricca di sostanze e più digeribile, perché contiene meno glutine. Se vogliamo salvare l'uomo e il pianeta, dobbiamo essere come il grano. Ognuno deve fare il proprio dovere, crescere, resistere, fare frutto, essere dono. Noi ci stiamo provando, insieme.